procedono a ritmo serrato, nessuno lo può negare, i lavori di restauro del Ponte degli Alpini, un nuovo tassello nell'opera di ricostruzione del monumento storico, l'arrivo del legname, necessario per il rifacimento delle stilate 1 e 2, a oggi sostenute dalle gabbie di acciaio. Vi abbiamo mostrato nei nostri TG passo per passo il processo di lavorazione che sta impegnando i tecnici e gli operai della Inco di Pergine Valsugana, sotto la supervisione del Comune, in particolare del vice sindaco Roberto Campagnolo. E torniamo a lanciare la proposta che Rete Veneta ha inviato all'amministrazione di organizzare visite guidate al cantiere perché i cittadini, la gente comune, ma anche gli scettici, che non mancano mai, possano vedere di persona e toccare con mano il gran lavoro che si sta facendo per ridare nuova vita al Ponte degli Alpini, simbolo della nostra città ai piedi del Grappa.